oggi il mondo ha celebrato l'amore. Ma ecco, noi abbiamo invece un messaggio d'amore per voi. Da Pensieri Biblici, l'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è il sentimento che ci spinge ad agire per il bene degli altri. Ecco un versetto biblico sull'amore. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Prima di Giovanni 3,18. Che cos'è l'amore? Tu lo sai? Mio papà dice che amore è leggere la Bibbia insieme, giorno dopo giorno. Che cos'è l'amore? Tu lo sai? Mia madre dice che amore è prendersi cura della famiglia, anche quando è stanca e non si sente bene. Che cos'è l'amore? Tu lo sai? Mio fratello dice che amore è giocare insieme, anche quando lui vorrebbe giocare da solo. Che cos'è l'amore? Tu lo sai? La mia sorellina dice che amore è stare insieme a me, anche se vede che io mi annoio. Che cos'è l'amore? Pensa, pensa, pensa! Ma certo, lo so anch'io! Amore è rendere gli altri felici. O perlomeno questa deve essere una parte importante dell'amore. Io amo la mia famiglia. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13,35. Ebbene, condividiamo con voi anche questo passaggio. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Prima di Corinzi 13, dal 4 all'8.